secondo lago del mondo per grandezza. Un mare virtuale che si estende per più di 70.000 km quadrati in Kenya, Tanzania e Uganda. È anche la sorgente del Nilo. Ma di recente nel lago Vittoria si riscontra un grave squilibrio. Negli anni 50 si trovavano più di 200 diverse specie di pesci nel lago, ma nel giro di alcune decine di anni molti di loro sono scomparsi. Il responsabile è il pesce persico del Nilo. È stato introdotto dagli inglesi nel 1954. Da allora si è squilibrato tutto. La crescita di questo mangiatore di carne è così veloce che può raggiungere i 100 kg di peso decimando le altre specie. Visto che non ci sono predatori, è diventato la principale risorsa per i pescatori locali. Ed è lo stesso pesce che arriva in volo ogni giorno e che troverete sui banchi del pesce in Francia. Ma anche il persico del lago Vittoria adesso è a rischio di estinzione, perché le altre specie non tornano più. Signor Giammani, lei è il pescatore più vecchio del villaggio di Wakuls, sul lago Vittoria. È stato testimone dell'introduzione del persico del Nilo. Cos'è successo dopo? Molto tempo fa noi coltivavamo la terra. La pesca era difficile. Potevamo prendere i pesci solo uno alla volta. Appena ne prendevamo uno, dovevamo rientrare immediatamente perché i coccodrilli attaccavano le barche. Oggi i pescatori stanno svuotando il lago, pescano troppo. Se continuiamo così, non ci sarà più pesce. Ci sono troppi pescatori su questo lago. Perché tutti questi grandi persici vengono esportati? Non mangiate questo tipo di pesce qui? Sa, la gente che vive sul lago era convinta che questo grosso pesce mangiasse gli uomini. Per questo si è sempre rifiutata di mangiarlo. Il fatto è che questo pesce è così caro che la gente qui non lo mangia. Lo tengono solo per l'esportazione. Nel giro di pochi anni i profitti sono stati così grandi che i contadini si sono trasformati in pescatori. Gente delle zone circostanti viene a pescare questo pesce miracoloso. Come nella corsa all'oro, sono nati piccoli villaggi ovunque. Ma questa febbre della pesca è il processo che finirà per estinguere il lago. Cosa possiamo fare per fermare l'estinzione di questo pesce? Se continuiamo a pescare in questo modo, il persico del Nilo e le altre specie moriranno per sempre. Non avremo più niente da vendere e niente da mangiare. Se non vogliamo che il persico scompaia, dovremmo decidere di pescare solo a mesi alterni. Dovremmo anche ridurre il numero delle piroghe per lasciare più tempo al pesce di riprodursi. Allora, quella parte del lago è Uganda o Tanzania? Ah, la Tanzania è di qua. Avete visto? Dall'organismo più piccolo al più grande ci sono molti modi per spezzare il fragile equilibrio. Oggi siamo passati ad un livello più alto. La nostra ignoranza ha conseguenze globali. Aumentando i gas serra, abbiamo sbilanciato il termostato del pianeta. Giorno dopo giorno, la Terra si sta surriscaldando. Non è la prima volta in 5 miliardi di anni che il clima è cambiato. C'è stata l'era glaciale, periodi più caldi, altri cataclismi e 5 estinzioni di massa, come quella dei dinosauri. Ogni volta questi disastri naturali hanno quasi sterminato ogni singola specie sulla Terra e ogni volta la vita si è rigenerata. Ma ci sono voluti milioni di anni per trovare un nuovo equilibrio. Oggi invece abbiamo fatto tutto molto più in fretta. Quello che la natura prima faceva in migliaia di anni, noi riusciamo a farlo nell'arco della vita di un uomo. La macchina del clima ora sta correndo e noi notiamo le prime conseguenze.
Siamo testimoni dello scioglimento dei ghiacciai del Kilimangiaro e sulle Alpi, in Francia, dal 1850 i ghiacciai hanno perso metà della loro superficie. Patrick Duncan, ecologista dell'Organizzazione Nazionale Francese per le Ricerche Scientifiche, ci dice le sue previsioni sul riscaldamento globale. L'80% del ghiacciaio si è sciolto nell'arco di un secolo. Gli specialisti ci dicono che tra 20 anni potrebbe scomparire del tutto se continuiamo in questo modo. Ma questa non è l'unica cosa che sarà sconvolta in cima alla montagna negli anni a venire. La vegetazione seguirà il ghiaccio e salirà, perché la temperatura è quella che determina dove sono le strisce di vegetazione sulla montagna. In basso abbiamo la foresta, poi la zona di bambù e in cima la zona alpina. Possiamo considerare il Kilimangiaro come simbolo del mondo in modello ridotto. Da noi in Europa le foreste saliranno e saliranno verso l'Artico, seguite dal clima mediterraneo che salirà attraverso la Francia verso Parigi. Quei cambiamenti saranno spettacolari come i cambiamenti qui e vedremo i tipici uccelli mediterranei come il gruccione, che ha già cominciato a insediarsi nel centro della Francia, le querce verdi, piante come queste, e tutto il tipico ecosistema mediterraneo arriverà nel centro della Francia. E non sarà una brutta cosa, visto che quell'ambiente ha una delle faune più ricche. È uno dei punti caldi della biodiversità. Quando parlo di riscaldamento globale, la gente mi dice: la Terra è sempre surriscaldata, poi si è raffreddata. Ma la differenza è che sta succedendo tutto troppo in fretta. E questa rapidità è il problema di fondo, perché gli organismi non hanno tempo sufficiente per adattarsi al cambiamento. Gli adattamenti locali permetterebbero agli animali di cambiare il loro stile di vita, ma è tutto troppo rapido. Ecco perché oggi siamo in una fase di estinzione. Stiamo perdendo le specie da 100 a 1000 volte più in fretta del tasso di estinzione normale. In poche parole, non hanno il tempo di adattarsi. Sembra che anche conoscendo la gravità del problema non ci sia via d'uscita. Le soluzioni ci sono. Le persone e i paesi che capiscono cosa c'è in gioco hanno già cominciato a ridurre il loro impatto sul pianeta e sull'atmosfera. Parlo del protocollo di Kyoto. Ognuno di noi può prendere coscienza della sua impronta sulla Terra e prendere le misure appropriate per ridurla. Quindi dipende da noi. Sì, da ognuno di noi. Ci sono molte soluzioni, bisogna solo applicarle. Queste soluzioni sono possibili. Noi mangiamo, ci vestiamo, ci muoviamo, scaldiamo le nostre case. Sta a noi trovare le azioni equilibrate e fare le scelte giuste per ridurre il nostro peso ecologico sulla Terra. Se tutti sprecassero quanto noi, e sto parlando solo dei francesi, ci vorrebbero 3 pianeti per soddisfare i nostri bisogni. Comunque, se non faremo niente, il futuro è già qui, in Groenlandia. Dal 1960, il 40% del ghiaccio dell'Artico si è sciolto e stiamo già vedendo le conseguenze per l'orso polare e gli Inuit. Di estremi. L'estremo nord, lontano e assoluto. Un mondo di ghiaccio e purezza dove l'uomo è soltanto un intruso. Questo territorio è governato da un incontestato padrone. Chili di muscoli, pelliccia e grasso. Il più grande carnivoro terrestre, l'orso polare. Ne restano solo 22.000 in tutto il pianeta. Un miracolo della natura che può raggiungere 40 km l'ora e nuotare per 100 km al giorno. Alla fine dell'inverno l'orso polare va a caccia. È un momento essenziale per la sua sopravvivenza. Il suo piatto preferito: cuccioli di foca che hanno ancora il pelo bianco.
L'orso ha bisogno di carne, ma in particolare del grasso di foca. Deve costruire il proprio grasso come protezione termica. Ogni cosa sembra molto ben organizzata dalla natura, ma il signore del ghiaccio è in pericolo. Il nemico è astuto e imprevedibile. Il riscaldamento globale che scioglie i ghiacci. L'attività umana e il riscaldamento globale hanno fatto salire la temperatura 2 volte più in fretta che nel resto del mondo. E i banchi di ghiaccio congelati per migliaia di anni stanno cominciando a sciogliersi. Questo è un disastro per l'orso polare. Inverni più caldi e primavere anticipate. I banchi di ghiaccio sul suo terreno di caccia si stanno ritirando. Senza ghiaccio, niente foche, niente grasso e poi niente provviste per l'orso polare. La fame e la morte sono inevitabili. Di questo passo l'orso polare potrebbe scomparire del tutto nei prossimi 100 anni. Questo dramma che si svolge nell'estremo nord non risparmia nessuno, né l'uomo né l'orso. Per generazioni il popolo degli Inuit è stato isolato dal resto del mondo su questi blocchi di ghiaccio. Per i 1300 abitanti di Upernavik in Groenlandia il riscaldamento globale è già una realtà. Nicolas Dubreuil è una guida e un esperto dell'estremo nord. Ha attraversato quest'area per 15 anni e la sua analisi è allarmante. Negli ultimi 5 anni ha visto la baia di Upernavik, di solito gelata da novembre a giugno, quasi completamente scongelata a metà aprile. È molto fragile. Sì, si rompe. Sì, appena lo tocchi si rompe. Ieri ho cercato di passare da lì, ma ho rinunciato. È troppo pericoloso. Il problema principale per questa gente è trovare la strada giusta su questo ghiaccio triturato. Usano in genere dei sentieri ancestrali che i loro genitori e i loro nonni hanno usato. Ma adesso non è più possibile. Sono costretti a cercare nuove strade per arrivare ai villaggi, per creare connessioni tra i villaggi. Ma queste nuove strade sono molto difficili da trovare, perché devono passare attraverso le montagne. Quindi è molto più lungo e richiede maggiore sforzo con i cani da slitta o con le motoslitte. Come l'orso polare, tutta la comunità vive di caccia e di pesca. Sulle loro slitte i cacciatori sono i primi a notare i drammatici effetti del riscaldamento globale e i cambiamenti sui banchi di ghiaccio. La temperatura è aumentata di 1,5 gradi al largo della costa occidentale della Groenlandia. Prima si poteva fare una traversata di 10 km senza nessun pericolo, ma adesso gli aschi, i migliori segnalatori di pericolo, sono cauti e fanno di tutto per avvertire i loro padroni. L'anno scorso sono caduto con la mia slitta e i miei cani e ho faticato molto per riuscire a tirarmi fuori. Sapete, questi incidenti sono sempre più frequenti. La natura è una combinazione di interazioni e equilibri instabili. Quello che colpisce l'orso polare colpisce anche l'uomo. Ma il riscaldamento globale non è l'unica minaccia. Un altro nemico che arriva da lontano ha raggiunto l'Artico. La polluzione. A migliaia di chilometri da Upernavik, dei paesi industrializzati scaricano pesticidi, metalli pesanti e mercurio nell'aria e nell'acqua. Il vento e le correnti marine hanno portato tutti questi inquinanti nell'Artico.
La concentrazione di tossine nell'acqua e nel plancton dell'estremo nord è enorme. Nel corso della loro vita, i gamberetti accumulano tutte le sostanze tossiche e solubili ingerite attraverso il fitoplancton che hanno mangiato. E un bel giorno i gamberetti sono mangiati da un pesce. E i pesci sono mangiati dalle foche. Ma alla fine della catena alimentare, l'orso polare è di nuovo nel mirino. Gli inquinanti si concentrano nel grasso, il vero cibo di cui l'orso polare ha bisogno. Le tossine sono 3 miliardi di volte più concentrate nel grasso dell'orso polare che nell'acqua in cui nuota. Ma questo disastro sanitario non si ferma all'orso. Nella catena alimentare c'è un altro elemento anche più inquietante. Per generazioni la famiglia di Claudia si è nutrita di foche. E la caccia all'orso polare è anche legalizzata entro certe quote. Questa qui è la tradizione. Nonno, lo sai cosa dicono? Che la foca che stai facendo a pezzi è contaminata dal PCB, un inquinante. Voglio dire che è tossica. Non capisco. Da quando ero bambino è l'unico cibo che mangio e non sono mai stato male. Non penso che faccia male, ma ho sentito che all'est hanno avuto problemi con gli orsi. L'ironia è che la carne cruda è anche la più grassa e così i pezzi più inquinati sono anche i più gustosi. Abbiamo mangiato foca per generazioni. Mangiamo il rene, il fegato, che sono molto delicati. Sono come il caviale, deliziosi. Gli abitanti sono increduli quando si confrontano con le statistiche. Gli studi sono ancora recenti e contestati, ma gli effetti dell'accumulo di tossine sono estremamente preoccupanti per l'uomo e anche per l'orso polare. Si tratta di immunodeficienza e infertilità. Per convincere tutti noi, Claudia ci porta da un'amica che ha appena avuto il suo secondo figlio. Nel cordone ombelicale del neonato, gli inquinanti sono da 20 a 50 volte più alti di ogni altro posto nel pianeta. Il latte della madre potrebbe perfino essere classificato come tossico e il cancro al seno è raddoppiato in 10 anni, ma Joanna non è preoccupata. Non ho mai sentito che i groenlandesi abbiano più malattie che altrove. Quello che so è che mia madre mi ha nutrito al seno e io faccio lo stesso con i miei figli, che sono molto sani. Un uomo copre l'aria incessantemente cercando di convincere e mobilitare la gente. Hans Christian è il preside della scuola del distretto. La sua lotta? Prepararsi per il futuro con i bambini. La discarica di rifiuti della città è diventata la base per corsi di ecologia. Questi bambini hanno ereditato l'inquinamento dall'estero. Devono imparare sui loro rifiuti per poter capire ed evitare di fare gli stessi errori. Una volta alla settimana gli studenti prendono nota su come il nostro modo di vivere stia uccidendo il pianeta e facendo ammalare il mondo. Se capite perché non fare questo, allora automaticamente voi non lo farete. Io dirò al mio vicino, non fare questo perché se lo fai io mi ammalerò. E il mio vicino si ammalerà. E la città vicina si ammalerà. E il paese vicino si ammalerà. Quindi, se io non lo faccio, voi non lo fate, loro non lo fanno. Questa è la soluzione. È piuttosto incredibile che un contesto del genere, senza grandi città, agricoltura o industrie, possa essere così contaminato. L'Artico è in pericolo a causa dell'inquinamento invisibile e del riscaldamento globale. È importante salvarlo adesso, perché l'orso polare e i suoi abitanti sopravvivano. Riusciremo ancora a filmare questa scena incredibile di un neonato di orso polare? Non ne sono così sicuro.
Potremmo dire a noi stessi che il ghiaccio, gli orsi polari, gli Inuit sono molto lontani. A chi importa? Ma avremmo torto. Ogni giorno dove viviamo, qualunque cosa facciamo, ha conseguenze dall'altra parte del pianeta. Non possiamo usare la Terra come un supermercato o una discarica di rifiuti solo perché è casa nostra. Questo vulcano è spoglio. È incredibile. Non c'è quasi neve. Ho visto questo vulcano 20 anni fa ed era completamente bianco, da non credere. Un milione di anni fa, il primo essere umano è partito da qui, dall'Africa, per conquistare il pianeta. Noi siamo tutti suoi discendenti. Ci siamo definiti Homo sapiens, che significa uomo saggio. E allora, cerchiamo di esserlo. Noi dobbiamo assolutamente reagire e seguire l'esempio di quegli uomini e donne che si dedicano alla causa in tutto il mondo. Non dimenticate che il genere umano non è al di fuori o superiore alla natura, ma è semplicemente una parte di essa. Buonasera. Grazie a Hans Christians, che insegna ai bambini a proteggere il loro ambiente. Grazie a Peter Banza, che fa del suo meglio per salvare l'ippopotamo in Congo. Grazie a Bob Brown, che denuncia i crimini contro le foreste in Tasmania. Grazie a Jonathan Scott, mio vecchio amico, che non abbandonerà mai i suoi leoni. Grazie al dottor Ho, che cura i suoi pazienti con l'artemisia naturale. Grazie a Nora, che sta ancora cercando di far convivere uomini e elefanti. Grazie a Carolina Vargas, che cerca di salvare le specie del Pantanal che sono a rischio. Grazie a Benjamin Okalu, che insegna il rispetto per le foreste ai bambini del Kenya. Grazie a Heidi Douglas, è coraggiosa e determinata. Grazie a Patrick Duncan, che ci avverte dello scioglimento dei ghiacci del Kilimanjaro. Grazie a Maurizio Copetti, che protegge la biodiversità in Brasile.